Attenzione. Attenzione, silenzio in studio. C'è la dissolvenza prima, eh? Sì. Quindi voi dovete entrare, gli devi far segno tu, eh? Sì, sì, Mauro. Va bene. Appena vedi la dissolvenza. Va bene. Vita. Peter? Come chi? Pietro! Pietro, sono Marco Bonetti. Ho bisogno del suo aiuto, sì. Non in maniera disinteressata, ovviamente. Lo so. Si tratta di questo, Pietro. Adesso le spiego. Dunque. Julie! Ciao, Pietro! Senti... Lo sai qual è il nuovo hobby del dottor Bonetti? No. La fotografia. Allora, stammi bene a sentire. Va bene. Il dottor Bonetti ha bisogno ardentemente di una modella. E allora? Allora, tu sarai la modella del dottor Bonetti. Io sarò il tuo agente. E noi due guadagneremo una bella sommetta. Scusa, io modella... Io guadagno una bella sommetta. Come sei vignola, intanto ci metteremo d'accordo dopo. Allora. Va bene, va bene. Senti, devi consumare tutta la battuta senza girarti, Wendy? Sì, senza girare qui. Sì, tu dici io modella, io guadagno bella sommetta, senza girare la testa verso di lui, hai capito? C'è sempre... No, stai sempre verso la camera. Sì. Io modella, io guadagno una bella sommetta. Oh, alla macchina? Alla macchina. Ah, ok. Verso la macchina. Verso la macchina. Oh, senti, Enzo. Sì? Dopo fotografia tu raddrizzati pure. Ah, va bene. Perché sennò c'ho sempre dentro, nei primi piani di lei, in mezza capoccia tu. Benissimo, perfetto. Grazie. Ha bisogno più che ardentemente, ha bisogno... Lo so, io lo sai. Sì. Ha bisogno... urgentemente. Urgentemente qualcosa, disperatamente. Attenzione, pronti? Se ti pare. Peter? Come chi? Pietro! Pietro, sono Marco Bonetti. Ho bisogno del suo aiuto, sì. Non in maniera disinteressata, ovviamente. Lo so. Si tratta di questo, Pietro. Adesso le spiego. Dunque. Ciao, Pietro. Julie! Ehi, wow! Allora, senti, stammi bene a sentire. Qua... Scusate. Diciamo quai. Sai, quai. Tu tieni la testa un po' più alta all'inizio, eh? Wendy, sì. Perché sennò mi entra il mento tuo. Ok. Puoi spostare poco. Grazie. Vuoi vederlo? No, così vedi te e io. Sì, così io lo vedo la dissolvenza. Perché io sono entrato leggermente in ritardo. Attenzione! Pronti? Giulia. Peter? Come chi? Pietro! Pietro, sono Marco Bonetti. Ho bisogno del suo aiuto, sì. Non in maniera disinteressata, ovviamente. Lo so. Si tratta di questo, Pietro. Adesso le spiego. Dunque. Ciao, Pietro. Julie! Wow! Stammi bene a sentire. Lo sai qual è l'ultimo hobby del dottor Bonetti? No. La fotografia! E allora lui adesso cerca disperatamente una modella. Quindi, tu sarai la modella del dottor Bonetti, io sarò il tuo agente e noi due guadagneremo una bella sommetta. Scusa, io modella, io guadagno una bella sommetta. Come sei pignola, va bene, ci metteremo d'accordo. Allora, che cosa ti ho insegnato io? Meno parla, meno sbaglia. Perfetto!
Certo, sei bravissima! Sono bravissima! Allora, tu sai che cosa devi fare? Sì, io so che cosa devo fare, Pietro. Bene, che Dio ce la mandi buona. Beh, anche questa volta ce l'ha mandata. Andiamo, su! Pronti? Era bellissima, c'è stato sto incendio dall'ascensore. Devi schiacciare, se non è schiacciato, quindi, Se lo lasci andare, schiacciato. Se lo lasci andare solo un attimo, si ferma, hai capito? Schiaccia a fondo. Senti, mi sembra il dito sul pulsante. Qui entra, non ti devi preoccupare, no? E poi schiacciato? Poi sì, solo che tu hai fatto, hai lasciato andare e si è fermato, hai capito? Poi se lo puoi chiudere. Una volta che lo schiacci, schiaccia fino in fondo, senza paura. Allora facciamo dall'ultima battuta di Wendy, tu le dai la battuta. Tu sai che cosa devi fare? Giusto? Allora, meno parla, meno sbaglia. Ricorda sempre quello che ti ho insegnato. No, ma quello è già stato fatto? Lo rifacciamo da lì. Ah. Sì, rifacciamo da lì. Cioè, dalla battuta di Wendy, Meno parla, meno sbaglia, allora, da lì. Stai un pelino più, ecco, così. Così? No, no, così. No, un po' più verso la camera, così. Troppo, meno, così. Attenzione. Scusami, Beppe. Vuoi dare la battuta a lui o allora, a lei? Sì, tu dalle la battuta. Ricorda quello che ti ho insegnato. Benissimo. Tu non partire subito, D'accordo. No, Wendy, lascia finire Wendy. Lui, poi lascia ricordati quello che ti ho insegnato. Un pelino alla tua destra. Buono. Ricordati quello che ti ho insegnato. Aspetta, un e poi parti. Via. Ricordati quello che ti ho insegnato. Meno parla, meno sbaglia. Bravissima! Perfetto! Stop. Ancora? Pronti? Attenzione? Sì. Perfetto, sono breve. Sì, fa niente. Pronti? Attenzione? Attenzione? Perfetto. Vai, Enzo. Ricordati quello che ti ho insegnato. Meno parla, meno sbaglia. Aspetta. Sono entrato io, perché? No, okay. Pronti, Enzo, micro, eccoli. Pronti? Pronti. Vai. Ricordati quello che ti ho insegnato, Sì, meno parla, meno sbaglia. Perfetto, sei bravissima! Sono bravissima! Tu che cosa devi fare? Sì, io so che cosa devo fare, Pietro. Brava, che Dio ce la mandi buona. Anche questa volta ce l'ha mandata, meno male. Andiamo! Sì. Rimani fermo, Enzo, sì, perché sì, poi sì. Una dissolvenza. Sì. Allora, attenzione, pronti? Vai, Enzo. Ricordati quello che devi fare. No, sai cosa ti ho insegnato. Sì, perché va in campo la battuta? No. Pronti? Vai. Ricordati quello che ti ho insegnato. Sì, meno parla, meno sbaglia. Perfetto, sei bravissima! Sono bravissima! Adesso tu sai quello che devi fare? Sì, lo so che cosa devo fare. Vatti a cambiare. Va bene. Che Dio ce la mandi buona, eh? Anche questa volta ce l'ha mandata. Bene. Attenzione, l'apex è buono. Allora, attenzione, partiamo adesso. Pronti? Un secondo dal mio via. Via. Tan, 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 taran, ciao, tan, papà. Tan, 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 ciao. Tan, ta, tan, taratata, ta, tan, tan, ta. Cara Chiara, tutto bene al WWF? Sì, grazie, ma ti vedo allegro, eh? Ma di pure rigenerato, ogni tanto è necessario dare un taglio al passato. Senti, papà, vogliamo parlare un po' io e te soli, eh?
del WWF? No, papà. Ecco, vedi, io vorrei... Oddio, non so come spiegarti. Insomma, è un discorso un po' difficile da affrontare, sai? Vieni qui, vicino a me. Sì. Insomma, io, ecco, volevo chiederti... Sì. Cioè, insomma, papà, io volevo parlare di questa tua nuova passione. Ah, beh, ma mi fa veramente piacere, Chiara, sai, che ti interessi alle mie cose, finalmente, eh? Ti ha travolto proprio fino a questo punto. Hai usato la parola giusta, travolto. Eh beh, ecco, è comprensibile, vista la mole. Dicevi? No, dicevo, papà, vedi, io ti capisco, sai. Sì. Magari uno all'inizio si lascia accecare dalla novità, dall'entusiasmo, invece... Accecare un corno, Chiara, io ho gli occhi ben aperti. Al massimo ne posso chiudere uno al momento dello scatto, così... Lo vedi? Lo vedi che già hai tic da senso di colpa? Oh, Chiara, ma quale senso di colpa? Adesso non cercare di smontare questa mia nuova passione, dai! No, papà, ma non credi che dovresti concedere almeno una possibilità anche alla mamma? Ma che fai? Ma che la mettiamo sul piano della concorrenza? Ma certo, la mamma al posto di... Di chi? Di Potionkin. Chi? Potionkin, la signorina quella... Ah, dici Julie? Ma no, dai, Chiara. La mamma è una donna di casa, una signora. Deve stare al suo posto, che c'entra? No, guarda, papà, che se tu la guardassi con un occhio più obiettivo... Ma guarda, Chiara, io l'ho vista col 105, il teleobiettivo, e ti assicuro che si vede tutto. Guarda, papà, che magari la mamma con un po' di trucco, un pochino si... Chiara, il trucco c'è e si vede. Chiara, dai, su, ma fidati di me che ho più esperienza. Io non so se tu mi capisci, ma penso proprio di sì. Tu sei una ragazza intelligente, sai, io ti stimo, ti apprezzo. Chiara, io ti voglio bene, ma poi non... Ma... Con un po' di trucco, ok. Adesso comunque la controllo per sentire se non c'è voce a cavallare. Comunque... Porti? Chiara, il trucco c'è e si vede. Dai, fidati di me che ho esperienza. Io non so se tu mi capisci, ma penso di sì. Dai, tu sei una ragazza intelligente. Sai quanto ti stimo. Chiara, io ti voglio bene, ma poi perché dico prendersela così? Oggi è una bellissima giornata, c'è il sole. Bisogna essere allegri in questa casa. Dai, su, per favore. Chiara, come sto? Benissimo. Grazie. Questa nuova passione mi ha rigenerato. Vedi che ho intu... Vado a fare un primo piano. Ciao. È la fine. Benissimo. Attenzione. Dove? In cucina. Quale serie? In cucina. Anida il tuo copione. No, in cucina. Ah, il cucino, no. L'Apex è buono, attenzione, per cortesia, silenzio in studio. Via, azione. Ah, io sarei arrivata al capolinea, eh? Il trucco c'è e si vede, ma che te possino, ma te lo faccio vedere io. Stop, scusami. Ti pareva? Stop. Che? Attenzione ai microfoni, ragazzi. Ti pareva una volta che l'avevo fatta? Ah. Più tosta, Lida, più incazzata sei, eh? Ha appena detto che si vede tutto il trucco. Attenzione. Fermi con i microfoni, si sente il rumore. Azione. Ah, io sono arrivata al capolinea, eh? Il trucco c'è e si vede. Ma che te possino, ma te lo faccio vedere io, te lo faccio! No, mamma, che vuoi cosa? Fare, dai? Ma che cosa voglio fare? Tu va, piuttosto, che sennò fai tardi, ci penso io. Sto tranquilla? Ma sì, stai tranquilla, vai. Pietro? Ah, è lei, senta, io sono la signora Bonetti. Senta, dovrebbe venire su subito. Sì, è una cosa molto urgente. Che cosa? Ma sì, come al solito. La ricompenserò, no? Mannaggia, questo sì che è una croce. Senta, caro Pietruccio, ascolti bene.
Sì, scusami, dovresti dire, non lo deve vedere mio marito. Non lo deve sapere. Era importante. Non lo deve sapere mio marito. Ah, importante? Sì, sì. La facciamo una veloce, dai. Così andava benissimo l'entrata come hai fatto. Si può fare solo la telefonata? Se andava bene. Adesso la facciamo meglio, vedrai. Attenzione! Sempre incazzata Lida, eh? Ah, sì, sì. Azione! Ah sì, eh! Io sarei arrivata al capolinea! Il trucco c'è e si vede! Ma che te possi, no, ma te lo faccio vedere io, te lo faccio vedere! No, ma che vuoi stai fare? Stai calma, tu invece vai perché è tardi. Dai, dai, non ti preoccupare, posso ci penso andare tranquilla? Sì, sì, vai, vai, vai pure. Pronto? Pietro? Senta, sono la signora Bonetti. Sì, guardi, lei dovrebbe farmi un grande favore. Può venire qua? Sì, subito. È una cosa urgente, ma non lo deve sapere mio marito, ha capito? Che cosa? Ah, sì, sì, va bene. Come al solito la ricompenserò. Mannaggia, questa è un'altra croce. Ma caro, caro Pietruccio, ascolti bene quello che le devo dire. Dunque. Ok. No. Così è perfetto. Attenzione, silenzio, studio da tutte le parti, grazie. Sì, sì. Pronti? A un secondo dal mio via, via. Signorina Julie, allora iniziamo con la prima posa, eh? Bene, così, 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 brava, 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 no, dunque, ecco qua, cambiamo posizione, ecco, brava, mi dia l'anca, così, benissimo, benissimo, le gambe, sì. Le gambe, ecco, le gambe, i piedi, bene, bene, che piedi, eccezionale, un bel sorriso. Un bel sorriso, così, bravissima, bella, bellissima, brava, brava, bene così, bene, bene, oh, oh, mi si sta annebbiando la vista, non so come mai. Benissimo, perfetto, perfetto, tempo anche giustissimo. Allora, apex partito, attenzione via tutti, pronti? L'apex è buono. Adesso ragazzi ricordatevi che è una commedia brillante e che bisogna dare il massimo del ritmo e del gas. Champagne, 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 come piovesse. Speriamo che Mandelli si presenti. Speriamo che si presenti. Pronti, mi raccomando, è una commedia leggera, deve essere frizzante, ritmo infernale. Dire a Mandelli che i fax non si mangiano. Pronti? Mi raccomando ragazzi, frizzantissima. Pronti, attenzione, al mio via, un secondo al mio via. Pronti? Silenzio? Wendy alza la voce? Via! S'accomodi. Beh, ha visto? Bella giornata, eh? Sì, spero davvero che sia una bella giornata anche per lei, Bonetti. Faccio strada, prego. come le dicevo prima al telefono, dottor Donati, si è trattato di una ragazzata. Sì, appunto, sono venuto qui per appurare. Ma certo, ma appuri, appuri pure. Mi scusi il gioco di parole, ma siamo qui per chiarire. Anzi, approfitterei di mia moglie, così chiariamo insieme, d'accordo? Sofia, Sofia! E si accorgerà che la nostra è una famiglia serena, una famiglia, diciamo, all'antica, oserei dire, monacale. Je t'aime, moi non plus, ho cambiato look, je t'aime. Sofia, ma che è successo? Oh, Donati, stupendo, dammi una sigaretta. Je t'aime, non Bonetti, veramente non capisco. Ma non capisco nemmeno io. Non ha mai fumato, pensi? Oh, non c'è niente. Non c'è niente da capire, amore. Io sono una donna. Sono una femmina. E la mia femminilità urla. Sofia, scusa, ma hai mangiato qualcosa di strano? C'hai gli occhi verdi.
No, è un attacco di fegato. La mia femminilità urla e vuole essere appagata. Bonetti, la faccia smettere per cortesia. Io sono scandalizzato, insomma. Donati, scusi. A caval Donati non si guarda in bocca. Ah, dottore, mi scusi. Guardi, non l'ha mai fatto. Ah. Ci deve essere qualcosa che non quadra. Sì, a proposito, è quello che diceva mio figlio. A proposito di quella scommessa che ha fatto con il suo. No, fermo. Dottor Donati, sì. Non tocchiamo i figli. Ah. I bambini devono stare al loro posto. I figli non si toccano. Cara, anche tu stai qui al tuo posto. Manteniamo le distanze. Io capisco. Mi rendo conto del suo stupore. Noi, sa, siamo artisti. Anche lei. Oddio. Sta per arrivare. Chi? Come chi? Non so. No, no, lei ha detto chi sta per arrivare. Io ho detto chi? Chi? No, io non ho detto niente, scusi. No. Io ho detto chi? No, è la situazione che è imbarazzante, mi scusi. Cara, intrattieni il dottore un attimo. Oh, oui. No. Pietro? Sì, dottore? Pietro, non c'è mai quando chiamo. Ma come, se sono accanto a lei, dottore, sono sempre vicino a lei. Pietro, dottore, io ho bisogno di una cosa. Sì, mi dica pure, mi guardi pure in faccia. Pietro, sì. Scusi, ma cosa ci fa in vestaglia a casa mia? Guardi, c'ho anche il suo pigiama. Ah no, il mio pigiama no! Pietro! Chi ci fa qui? Che volete che ci faccia? Mi è stato sempre dietro. La signora ha tanto insistito, io mica sono di marmo. Pietro, da lei non me lo sarei mai aspettato. Vedrà, dottore, che adesso chiariremo tutto. Bisogna mantenere la calma, ecco. Io la calma l'ho già perduta da un pezzo. E vedo che la situazione qui è più grave di quanto pensassi. La mia posizione mi impone di riferire tutto quello che ho visto. È chiaro che la sua promozione lei può scordarsela. E forse può scordarsi anche il posto. No, dottore! No, dottore, no! Dottore, no! È stato tutto un equivoco! Sì, dottore, è stato tutto uno... Di lei si parlerà alla prossima riunione del condominio! Ma no, dottore, mi guardi! Sì. Guardi questa faccia di mamma! Ma mi dica lei, ma come potrei perdere tempo con questo coso? Questo coso che? Ma questa specie di portiere da quattro soldi! Ah. Beh, quattro soldi non direi con tutto quello che ci costa. Caro Bonetti, sì? Lei mi conosce da un pezzo, io sono... un uomo integerrimo, tutto d'un pezzo. Due sono le cose più importanti nella vita. Primo, fedeltà. Secondo, fedeltà. Fermo! Oh! Non aprite quella porta. Vendetta! Buongiorno! Buonanotte! Sono un po' in ritardo. Ah, Donati! Anche tu sei qui, Ciccino mio. Ma è tanto che non porti mia cena. Oh, dottor Donati, due sono le cose importanti nella vita. Primo, fedeltà. Secondo, fedeltà. Stupenda, bravi. Oh.